Ciao, buongiorno a tutti. Da questo mese, dal mese di settembre, il nostro oroscopo mensile cambia struttura. Da questo mese faremo un video dove in diretta, diciamo, estrarremo per ogni segno una carta e daremo il consiglio del mese segno per segno. Comincerà Donatella con il segno dell'Ariete. Ariete, Urano. Ok, quindi cosa succederà all'Ariete? Allora, secondo me l'Ariete avrà nel mese di settembre delle belle opportunità. Secondo me ha in arrivo proprio delle novità e delle opportunità che gli potranno fare cambiare anche il punto di vista, anche se farlo cambiare ad un Ariete non è No, facilissimo. Però è vero. ti potranno, caro Ariete, fare cambiare un po' il punto di vista su alcune situazioni che sono un po' statiche, un po' ferme, un po' critiche. Secondo me, Urano ti spazza proprio una bella ventata di roba, ti porta proprio opportunità, situazioni, cambiamenti che ti possono dare una ventata di freschezza se sei disposto ad accoglierla. Quindi il suggerimento è quello di restare in ascolto e magari provare un pochino a smussare gli angoli ad accogliere anche queste opportunità che arrivano. Ok, adesso mescoliamo, Sì, Elisa estrae estraiamo. la carta per il toro. Allora, la carta per il Bella. toro è la prosperità. Ci piace. Sì, ci piace. Però, caro toro, a me arriva che questa prosperità è una prosperità che tu devi conoscere, perché riconoscere, perché c'è intorno a te. Tanta prosperità, nel senso che tu, avendo un buonissimo rapporto con la materia, hai anche la capacità spesso proprio di attirare, secondo la legge di attrazione, buone opportunità sia a livello di guadagno, sia a livello di soddisfazioni, insomma, buone opportunità in generale nella vita che ti circonda. Però spesso fai fatica a vederli perché sei un pochino scettico, proprio perché sei legato alla materia, tendi un po', ma non sarà così, ma non ci credo tanto, ma non mi fido. Il toro fa fatica a fidarsi e ad affidarsi. Quindi il mio consiglio per vedere, il mio consiglio delle carte, il consiglio delle carte, affidati e credici, e le opportunità ci sono. Bene. Questo era il toro, adesso guardiamo i gemelli. Sì, che è il mio Sì. segno, quindi me lo tiro su anche per me. Sì. Speriamo con la manina un po' fatata. Esatto. Il giudizio. Cari gemelli, mi ci metto in mezzo. Cosa mi arriva dal giudizio? Dobbiamo avere la capacità emozionalmente di distaccarci un po' dai pensieri, dai problemi che abbiamo, dai pensieri creati dai problemi che abbiamo e cominciare a guardarli facendo un bel passo indietro e giudicandoli nel senso di osservarli proprio per quello che sono, ok? Li mettiamo sotto una lente di ingrandimento, come sta facendo questa signorina con il gatto. Li scrutiamo razionalmente perché tendenzialmente parlo per me, ma penso che questa sia una caratteristica dei gemelli. Tendiamo più ad affrontarli in maniera emotiva. Sei tu l'astrologa, quindi Sì, è dimmi se questo vero, corrisponde. sì, vanno un po' in panico i gemelli dopo, Subito c'è eh. l'impatto, va in panico, ok? Devi proprio sempre fare appello alla razionalità, alla centratura perché riesci a farlo, eccetera. Quindi il suggerimento è questo mese non è tanto che secondo me avremo dei problemi nuovi, ma proprio di mettere un po' in fila le cose che ci stanno dando dei problemi e guardarle in maniera più razionale e anche con molta connessione con l'universo. Quindi invece che partire subito, di pancia, cerchiamo di usare la testa che funziona perché la mente, quando funziona bene e Ah, quando è
i gemelli sono spaziali, sì, quando funziona bene. esatto, quindi ci può dare tante soluzioni, anche perché noi attiviamo anche questa parte, quindi tutte le intuizioni che arrivano possono essere veramente un valido aiuto, per cui ascoltiamola questa parte, ok? Non partiamo subito con dell'angoscia e dell'ansia, cerchiamo di, perché l'abbiamo accantonati magari perché ci davano un po' di ansietta, riprendiamoli in mano e riguardiamoli da un'altra prospettiva. Ok, adesso tocca il cancro. Vediamo il cancro che cos'ha questo mese. Urano anche per il cancro. Sì. Però, allora, per il cancro a me arriva che questo Urano è un Urano che vuole fare chiarezza. Cioè, ti sta spingendo questo mese ad essere te stesso, veramente, senza paure, senza vergogne, senza oddio cosa mi dirà, ha paura del giudizio, oddio non avrò fatto bene, avrò fatto male, cioè tutti questi pensieri, voi siete molto emotivi, quindi vi vengono delle paure, spesso delle insicurezze, delle idee di non essere all'altezza, e quindi adattate il vostro comportamento in base alle vostre paure, alle vostre insicurezze, quindi tendete a non essere realmente voi stessi per compiacere gli altri più spesso, perché avete bisogno dell'approvazione degli altri. Quindi questo mese invece fregatevene, ve la dico un po' diretta, di quello che gli altri pensano e lasciate a essere voi stessi in quello che siete. Quindi tutto va bene, ma siate voi stessi, permettetevelo. Bene, bello, ci piace, mi piace molto. Allora, Leone, che è il mio ascendente. Sì, è vero. Mi pesco tutte le carte per me. Vediamo cosa dice il Leone. Che ha avuto dei periodi non facilissimi nel nostro oroscopo. No. Non era mai stupendo, eh. No, il Leone in generale sta in difficoltà anche astrologicamente un po'. Sole. Mi arriva proprio quello della carta, risorgi. Dobbiamo rispolverare la criniera, secondo me. È stata un'estate faticosa. Molto faticosa probabilmente. E chi l'ha sentita così, chi non ha avuto fino adesso un periodo splendido, ha bisogno proprio di scrollarsi di dosso questa pesantezza. È stato un'estate, un periodo in cui il Leone secondo me è stato molto schiacciato dagli eventi, dalle situazioni, si è sentito lui anche emotivamente schiacciato. C'è bisogno proprio di risorgere, quindi di fare risplendere la nostra luce interna, la luce meravigliosa che contraddistingue queste persone, perché il Leone non si può dire che passi inosservato e non si può dire che non abbia una luce che irradia, perché secondo me è proprio la caratteristica, assolutamente. No? Ed è proprio è la carta giusta. Infatti, assolutamente. Il Sole è il pianeta, fra virgolette, anche perché è una stella del Leone. Esatto. E quindi sii pienamente te stesso, cioè i ruggiti si devono sentire, ok? Se una situazione ti sta schiacciando da troppo tempo, abbi il coraggio di illuminarla con la tua luce e fare talmente tanta luce che la spazi via. Bisogna ritrovare proprio la forza e l'energia, quindi trova delle attività, delle persone soprattutto con cui accompagnarti che ti facciano risplendere. Se ci sono dei rami secchi da tagliare, gente che ti appesantisce, devi avere il coraggio di dire basta, ok? Quindi via, visto che siamo molto schiette, le rotture di scatole di torno. Cerchiamo proprio di liberarcene. Benissimo, Leone. Allora, adesso guardiamo la Vergine, che fra l'altro adesso siamo nella Virgo season, quindi siamo nella sua stagione, quindi siamo ancora in stagione della Vergine e quindi siamo nel tuo periodo. Guardiamo. Il Sole anche per te. Il Sole anche per te. Allora, io invece a questo Sole do un'altra, mi arriva un'altra valenza. C'è una valenza che in questo momento stai raccogliendo un po' i frutti del tuo anno. È stato un anno complesso anche per la Vergine, secondo me, però
Adesso è un po' come se nel momento in cui il sole torna sulla tua data di nascita, sul tuo momento di nascita, è come se tu adesso stessi recuperando e raccogliendo i frutti di quest'anno, di quello che tu hai fatto di buono, ma anche di non buono, cioè quindi i frutti in tutti i sensi. Quindi a seconda di come hai operato nell'anno, adesso ti sta arrivando il frutto del tuo lavoro. Quindi è ambivalente questa carta, perché chi ha lavorato bene raccoglierà bene, chi ha seminato vento raccoglie tempesta. Qui mi affido ai vecchi detti popolari, ma in questo caso è proprio quello che raccoglierai, cioè l'universo ti renderà quello che tu hai fatto. Mi Bene, auguro che abbiate operato eh bene. sì, auguriamocelo. Bilancia, che è l'Elisa, bello, 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 sempre la prosperità. Vediamo. Stop. Allora, a me arriva una cosa, forse perché ti conosco, però Sì. mi arriva che l'universo ti sta dando un po' carta bianca, non me ne vogliano. Diciamo i compagni di chi è della bilancia, ti sta dando un po' carta bianca per toglierti delle soddisfazioni, quindi spese, acquisti, shopping, cioè l'universo ti sta dicendo la prosperità che hai, la capacità che hai di generare denaro, quindi tutta la ricchezza che hai, spendila, che può essere denaro, possono essere conoscenze, possono essere, cioè. Utilizza quei tesoretti che hai messo da parte, possono essere anche conoscenze che hai acquisito che adesso devi spendere con altre persone, possono essere un aiuto che puoi chiedere a delle persone che hai conosciuto che guarda caso ti servono in questo momento per andare avanti e fare uno step evolutivo, però anche soldi che hai messo da parte, magari per fare quel viaggio che desideri tanto. Quindi, diciamo, la bilancia questi freni non ce li ha, però se per caso avevi dei freni a spenderli perché hai delle altre esigenze, perché i bambini hanno iniziato la scuola, perché cerca di toglierti degli sfizi anche, perché l'universo ti chiede di premiarti e anche di approfittare di tutto quello che hai messo. È ora di spendere quello che hai messo da parte, ok? Che Ok. fossero del tempo che avevi, per esempio, deciso di dedicare a te stesso o a te stessa. Quindi ferie arretrate che dici non trovo mai il tempo di fare questa cosa a casa, di sistemare delle robe, di prendermi del tempo per fare delle cose per me, il corso che voglio fare, il posto dove voglio andare. Ecco, qua è il momento di cominciare a spendere quello che hai messo da parte, ok? Lo vedo che ridi, Mi io lo piace so. questa carta, È bellissima. bella, Questa proprio mi piace. vai, Bene, scorpione. andiamo dagli scorpioni. Allora, vediamo. Gli scorpioni hanno la scelta. Questa è una carta molto importante, perché quando esce di solito è perché siamo in un momento in cui abbiamo diverse opportunità, cioè la vita ci sta mettendo davanti diverse opportunità o diverse necessità di fare delle scelte. In questo caso io la vedo come una necessità, cioè adesso è giunto il momento di fare delle scelte, uno o più scelte, perché è come se tu avessi procrastinato per un certo periodo, un po' temporeggiando, un po' dicendo ma non è il momento, però adesso è il momento, perché se tu non farai queste scelte, non ha importanza se sceglierai A, B o C, però devi scegliere una cosa. Se non la farai tu, la faranno altri per te e di sicuro non andrà bene, perché è una scelta non scelta, perché anche non scegliere è una scelta. Quindi adesso comunque qualcosa devi scegliere tu. Perché se sceglierai tu, almeno avrai preso una decisione più affine alla tua volontà. Altrimenti, se continuerai a temporeggiare, arriverà comunque qualcosa scelto da altri e molto probabilmente non sarà una cosa che ti piacerà. Non sarà in piena sintonia No. con la persona, Quindi ovviamente.
scegli con volontà e consapevolezza. Sagittario. Sagittario. L'equilibrio, una carta bellissima. A parte che esteticamente per me è stupenda, perché Vero. dà già serenità solo a vederla. È vero. Il Sagittario, secondo me, vivrà in questo mese, un buon equilibrio, e soprattutto ovviamente per le persone che hanno saputo lavorare fino adesso. Queste sono carte evolutive, quindi stiamo sempre parlando di persone che sono su un percorso evolutivo. E parlano alle persone che sono un percorso evolutivo, non è che ne parliamo solo noi, sono proprio le carte che si rivolgono a questo. E quindi, caro Sagittario, fino adesso hai fatto un percorso che non è sempre stato semplice, ok? Secondo me ci sono state delle difficoltà nei mesi precedenti, anche degli ostacoli grossi che hai superato, e finalmente in questo mese ti godi la connessione, l'armonia e la pace interiore che determinano questo bel equilibrio. La cosa che dovrai fare, però, mi arriva, è continuare a lavorare e continuare a mantenerti in connessione con quello che hai, con il tuo sé superiore, la parte che hai raggiunto adesso, per continuare a mantenere questo equilibrio, perché il mondo esterno non si è fermato. Quindi ricordati sempre che le circostanze esterne non sono cambiate, sei tu che sei cambiato. Quindi il monito delle carte era questo: l'equilibrio l'hai raggiunto tu. Devi mantenerlo tu, goditelo, ma ricordati che non è il mondo che è cambiato, sei cambiato tu. E questo cambiamento te lo devi godere e mantenere. Bene, caro Sagittario, ascolti i consigli. Dunque, adesso siamo al Capricorno. Il Capricorno è uscita la Lilith. Allora, a questa Lilith, a me dà questa interpretazione per te, Capricorno, smollati, cioè proprio lasciati andare. Sei spessissimo concentrato a governare la tua vita, cerchi di controllare qualsiasi cosa e su certi aspetti va bene, continua a farlo, sul lavoro, su controllare le finanze, cioè lì il controllo ci sta, tu sei un ottimo gestore, sei un organizzatore, sei molto bravo a fare i conti. Ma sulle emozioni, sui sentimenti e sul tuo sentire, lì il controllo non va bene perché ti porta a una rigidità che non ti fa evolvere e ti lascia in una situazione stagnante, spesso anche di situazioni dolorose, di situazioni impegnative, dalle quali poi tu con questo controllo cerchi di controllare, ma non ce la fai perché non è possibile. E questo Quindi genera delle frustrazioni molte pazzesche. frustrazioni, quindi lasciati andare, sii te stesso, cerca il più possibile di, anche con atti di volontà, di fluire con la vita, di lasciare andare le tue emozioni e di non cercare di controllare tutto. Questo è proprio quello che mi arriva ed è molto chiaro. Si smollati, mi è piaciuto molto perché era proprio quello che ho sentito Smollati. Sì, io. smollati. Bene, adesso andiamo Che è il all'acquario. mio ascendente, quindi ancora tocca a te Bene. guardare qualcosa che comunque riguarda in parte anche me e ovviamente tutti gli acquari in Sì, ed generale. è il segno di Carlo, quindi andiamo a vedere cosa lo aspetta. La strega. Caro ascendente acquario. Riconnettiti con questa parte magica. L'estate, diciamo, le distrazioni anche più terrene, più goderecce, eccetera, ti hanno sicuramente un po' allontanato, da tutto quello che è misticismo, esoterismo e pratiche, legate proprio all'aspetto strega, ok? O stregone se è un uomo. Le carte ti indicano che è il momento di ritornare allo studio, alla pratica, all'applicazione. Finita l'ora di ricreazione, bisogna ritornare sul lavoro interiore, però finalizzato al potenziare le nostre capacità. Cioè, chi di voi ha questa chiamata, che può essere un guaritore, può essere una persona che legge le carte, può essere un astrologo.
Chi di voi comunque sta sviluppando? Può essere anche uno scrittore, può essere anche un artista. Chi di voi sta sviluppando questo tipo di capacità che sono direttamente canalizzate dal sé superiore, arrivano quasi magicamente, si risvegliano, ha bisogno di metterci ancora attenzione. Perché lo dico? Perché noi tutti che ce ne occupiamo sappiamo che è faticosissimo studiare, applicare, ascoltare, osservare, fare arrivare, fare le domande giuste e fare arrivare la risposta giusta, capirla la risposta. Ecco, l'ora di ricreazione è finita, quindi è ora di ripartire, rigenerati però, perché mi arriva che comunque la ricreazione è servita. Quindi Bene, gambe in spalle e tutti a pedalare. scuola, Sì. Acquario. Allora, adesso l'ultimo, che ultimo, ma non ultimo, l'ultimo in ordine, ma ovviamente non per importanza, i pesci. I pesci hanno Marte. Allora, ai pesci Marte è un po' un momento difficile, perché comunque Marte, comunque a voi arrivi questo tipo di energia, non va d'accordo con voi, perché o vi fa arrabbiare perché non la sapete raccogliere, o vi fa deprimere, o vi mette ansia. Quindi, queste sono le cose che probabilmente nel mese di settembre avrete da affrontare: ansia, rabbia, eccessiva aggressività che però non vi appartengono. Quindi siccome invece voi, a rispetto, magari al Capricorno, siete molto sensibili e molto anche sensitivi, a voi fanno venire tutto una specie di miscuglio che ribolle, cioè come un pentolone di emozioni, di sensazioni. Calmatevi, fate om, respirate, meditate, cercate di stare in centratura, perché questo Marte vi porta fuori. Proprio completamente fuori dal vostro. E il vostro compito e il suggerimento delle carte è la centratura. State centrati il più possibile, quindi contatto con la natura, meditazioni, lavoro con le cose pratiche, quindi con la materia, perché vi aiuta a riportare in centratura. State a contatto con l'acqua, perché è il vostro elemento, quindi se siete al mare ancora in vacanza o potete farvi qualche vacanza, state nell'acqua. O vicino fiumi o vicino laghi, meditate vicino all'acqua perché avete bisogno del vostro elemento. Siccome Marte è fuoco ed è in contrapposizione completa, in più Marte col vostro segno proprio zero, è questa energia per voi è una sfida stare dentro di voi in centratura. Mi raccomando, perché sarà un mese un po' difficile, un po' diciamo sfidante, chiamiamolo così, più che difficile. Bene, noi speriamo che questa nuova versione dell'oroscopo vi sia piaciuta. Vi chiediamo di scriverlo nei commenti e fateci sapere anche se le energie che vi abbiamo raccontato le state già sentendo, perché tanto il mese è già Sì, in iniziato e noi siamo leggermente in ritardo, però ritardo. sono 3 giorni, quindi comunque Sì. siamo ancora Però all'inizio. si comincia già a sentire l'energia del Sì, cambiamento, sì, sì. quindi fateci sapere un po' cosa ne pensate. Grazie, alla prossima. Ciao!